Buongiorno, benvenuti e ben ritrovati a tutti al podcast, al canale YouTube del sottoscritto, lo scrittore volante, Bobby, il scrittore. Sono tornato a fare i podcast perché ho scoperto che la soluzione è probabile, che il problema del copyright non era come temevo, la musica non era possibile, era il fatto di leggere i libri coperti da copyright. Quindi ho eliminato per sicurezza tutti gli episodi dei libri letti, anche se non ho idea, anche perché non me l'hanno saputo dire, non me l'hanno voluto dire, eh? Ed è simpatico che mi sto lamentando di Spreaker, proprio loro in questo continuando a fare i podcast, non mi hanno saputo dire quali erano i libri coperti al copyright, perché pensavo che siccome leggevo libri classici come quelli di Jules Verne era tutto a posto, ma non mi hanno detto quali e non li ho voluti eliminare tutti, quindi d'ora in poi niente lettura di audiolibri a quanto pare. Poi vediamo se rispondono riesco a chiarirmi su quali siano questi libri. Io gli ho pure detto che un libro, che è quello del mercoledì, che è un intimo distacco, mi ero accordato con l'autore, con gli autori, non mi hanno cagato questo messaggio, porca troia, e quindi ho dovuto eliminare tutto. Ma vediamo se riesco dopo 100.000 messaggi. Io vi ho detto dal primo momento, c'è una soluzione. E io gli ho fatto più domande, ma rispondevano una alla volta. Io ho detto scusate, non lo sapevo, perdonate. Sono stato un po' ignorante, un po' avventato questa cosa qua. Ok, va bene. Ecco. Dopo 100 miliardi di messaggi, in cui gli ho chiesto 200 volte, ma c'è una soluzione, c'è una fottuta soluzione, dopo 200 miliardi di messaggi devi eliminare, e cammina. E oggi rispondo solo la mattina. Per il resto del giorno, chi se ne sbatte? Ma che cacchio di centro assistenza siete? Scusate, perdonate le mie lamentele, anche perché purtroppo, porca troia, nonostante qua siamo politicamente scorretto, perdonate lo sforo che sta durando 2 minuti, dicono che mi cacceranno i guadagni, e io spero, sinceramente, cazzo, che si riferiscono soltanto a quelli dei libri, perché si riferiscono anche a questo politicamente scorretto e tutti gli altri in cui un copyright non c'entra un cazzo, io mi incazzo, perché erano soldi e non so quale, erano soldi che guadagnati in futuro, ma se me li cacciano io mi incazzo come una bestia, perché vuol dire stai mesi senza, scusate, perdonate, senza i guadagni, senza i soldi. Soldi che mi permettono di stare autonomo come economicamente e di non essere un mantenuto al capo. In fondo, perché non lamentarsi di questo un po' politicamente scorretto con la questione del copyright, anche se voglio parlare di altro? Facciamo questa breve intro, ragazzi. Perché che cacchio, perché io volessi fare del male all'autore, tra l'altro Jules Verne che è morto, perché se ne sbatte, no? senza offesa. Il mio è un contributo. Tra l'altro, un intimo distacco, un libro che non è l'unico non classico che stavo portando, e ripeto, ero rimasto d'accordo con l'autore, mi mando lo screen della conversazione. Niente, non mi ero cagato. Ma vaffanculo, scusate, però che cazzo. Se mi cacciano i guadagni di podcast di cui ho sfruttato i libri, bestemmerò come un bastardo, poi se non ci posso fare niente me lo tengo, mi tengo tutto incazzato come al solito. Ma dico io, no, ogni volta che uno vuole fare, scusate questa lunga cosa, questo lungo sforzo, se uno non è che vuole fare un tributo, semmai una cosa buona, non è che voglio approfittare di qualcuno. Vabbè, che comunque mi stavo anche un po' rompendo le palle a leggere i libri onestamente in podcast, quindi forse li vanno da voi, però tanto forse dove elimina poi i video YouTube, ma forse non c'è bisogno di tanto. Non è chi cacchio me l'ha cagato i video su YouTube. Però mi sembrerebbe strano se mi ha segnalato lo stesso autore, sinceramente, perché ero rimasto d'accordo con lui che lo facevo, ma non si è dimenticato. Vedi, tra l'altro ho sempre taggato, quindi. Cioè, da subito ho taggato, ma poi questo mi piace, quindi non lo so. Vabbè, perdonato lo sforzo, speriamo che. Che questa situazione si risolve, che non mi caccio tutti i soldi che
che cacchio. È come se ti togliesse lo stipendio dopo che hai lavorato. Ti sei rotto il cazzo, il culo. Io magari invece di stare a registrare i podcast potrei studiare e fare cose. Cioè, e ti cacciano pure il piacere di fare le cose quando ti cacciano le cose, no? Che cacchio. Piacere che tornerà perché vaffanculo. Io nella vita, ragazzi, non è che dovrei aver dovuto lasciare tutto questo a ruota, ma ormai ci siamo, perdonatemi. Ma mi fa proprio rabbia, Io però nella vita, proprio quando mi incazzo, trovo sempre la forza e l'energia di trasmutare tutto il sentimento negativo in positivo e in energia. Non mi fermo qui, anzi andrò ancora più avanti. Avrò altre idee, parlerò di altre cose. Meglio così, anzi. Che cazzo. Anzi, dopo in poi quasi quasi leggo i miei racconti il lunedì e magari il mercoledì mi trovo un altro argomento. Non lo so, vedremo. Stay tuned, scusate questo lungo sfogo, andiamo al politicamente scorretto. Benvenuti e ben ritrovati al format in cui si parla di politica e di queste cose qui. E ovviamente questa settimana andiamo ad affrontare una situazione che sta ovviamente sulla bocca e gli occhi di tutti. È impossibile non parlarne della guerra, dell'eventuale guerra Ucraina-Russia. Ora, io voglio dire una cosa che magari potrà farvi storcere il naso, ma secondo me il problema principale di questa Unione Europea è che tutta l'Unione Europea, tutti i paesi dell'Unione Europea aggiunti a un accordo si accolano i problemi di due paesi, Ucraina e Russia. Se noi non fossimo nella fottuta Unione Europea, un italiano come me, che della guerra non gli sbatte un cazzo, ne vuole sentire parlare, fondamentalmente, e scusate se mi fomento, ma c'ho la rabbia dentro che sfogherò probabilmente contro queste cose qui che mi stanno sul cazzo, anche perché, santo Dio, già sono nervoso mio e voglio andare con la guerra. Stiamo più o meno uscendo fuori dalla pandemia e mo ci vuole, arriva la guerra. Ma che è l'apocalisse eterna ogni fottuto anno? Ma lasciatemi fottere. Che poi, ragazzi, no, come stavo dicendo, il problema dell'Unione Europea è che il problema di tutti i paesi, no, di un solo paese, sono a collare tutti i paesi. Ma che cacchio? Io, dipendesse da me, c'è la guerra in Ucraina e Russia, e poi bisogna scatenare la terza guerra mondiale, perché più paesi si vogliono unire e ficcare il naso negli affari degli altri. Che me ne frega a me? Mi sembra brutto, mi sembra cinico, ma se non ci fosse l'Unione Europea, un italiano della guerra tra Ucraina e Russia, ma guarda, tra di loro e ciao! Ciao, si ammazzassero tra di loro, sinceramente. Che me ne deve fregare a me? Io sono contro la guerra, non la voglio fare, non me ne fotto un cazzo. E non penso che persone che non c'entrano niente ne debbano pagare conseguenze. Sempre e comunque la guerra tra i potenti, tra quel rincoglionito di Putin e che è qualche altro Biden a farsi la guerra fredda da 200 milioni di anni, hanno scassato il cazzo, sti cazzo di russi e sti cazzo di un statunitense dal cazzo, cioè si ficcassero le bombe atomiche e non rompessero le palle. E che cacchio. Cioè, ragazzi, si dice che la guerra fredda, vi dico una cosa che ho detto anche al mio barbiere, che ho spesso citato in politicamente scorretto, la guerra fredda non è mai finita. Cioè, non è mai finita. I contrasti tra l'America e la Russia ci sono da lungo tempo e stanno continuando. Cioè, quella guerra che non hanno fatto ufficialmente, ci hanno ancora dentro per tutto sto tempo, ci hanno la necessità di ammazzarsi proprio. Nonostante il comunismo sia morto da tempo e nonostante quel tipo di mentalità sono passati 30 anni, dall'89, 33, ne ho 33 anni. Io sono nato lo stesso anno in cui, in teoria, finiva la guerra fredda, ma non è finita, in cui c'è stato il crollo del muro di Berlino. Sono nato modestamente in un anno in cui sono successi degli eventi storici molto importanti, no? Per farmi il film, che cacchio. Però, minchia, è lo stesso evento in cui sono nato, sembra che ormai non abbia più importanza. C'è stato il crollo del muro di Berlino, quel crollo del muro di Berlino che era il simbolo della fine della divisione tra i mondi. Sembra che ormai non c'entra, perché stanno ritornando a coppe. Vogliono fare sta guerra. Ragazzi,
sembra che l'essere umano abbia tendenza all'autodistruzione. No, no, evitare il conflitto. Io perché ormai bisogna riso, si spera che non succeda niente. Ma essendo realisti, faranno sta guerra e moriranno tutti, dai. Sono catastrofista. Un po' sì, magari, però sono anche realista. Perché se nella storia la guerra si è sempre fatta, si fa anche stavolta. Per motivi. E magari ci vengo un italiano, un francese, una persona come me che magari sta lì a pensare, ma a me che me ne frega la guerra? Io mi sono scopare, che cacchio so, banalmente. Oppure voglio vivere, banalmente, uno vuole vivere. Non vuole morire perché c'è una bomba atomica che ti cade sulla casa mentre tu stai facendo una sega o stai giocando con un gioco e ti stai facendo i cazzi tuoi e della gente che vuole morire ammazzata a bombe atomiche non te ne frega un cazzo. È ingiusto. È ingiusto, è sempre stato ingiusto, è sempre stato ingiusto che persone innocenti facessero le spese dei rincoglioniti potenti e non succede oggi, non succede ieri, non succede la seconda guerra mondiale, non succede la prima, non succede la rivoluzione francese, succede da sempre. Pure dai tempi dei greci e dei romani c'era un rincoglionito come me che magari si vestiva in maniera con la cosa greca, camminava per strada, faceva i cazzi suoi, che io so, stava pensando ai vacchi da asilo, come si dice da queste parti, arriva qualcuno, perché niente, perché mi stai ammazzando, ma così, c'è la guerra, dai, che me ne fotte, una scusa per ammazzare la gente, fondamentalmente, ti fai oggi purtroppo non è più con la spada che magari qualcuno si salva perché vabbè dai non è che un tizio con la spada non pazzo da ammazzare chiunque, ma succedeva anche di peggio con gli stupidi che succedono e succedono ancora purtroppo, tutti i crimini di guerra innumerevoli in cui la gente innocente stava a prendere il culo anche letteralmente. Al giorno d'oggi, una mitragliata. Passeggi per strada, ragazzi, mitragliata, bomba. Ma sì, dai, chi se ne frega. Come anche fanno la gente qua, la mafia che spara, gli schiavi. Nessuno, per fortuna, l'innocente è mai morto qui a Lamezia. Ma tanto c'era, metti caso che ne so, passava uno, non lo so, e lo ammazzava perché c'era la bomba che scoppiava mentre passava. Oppure c'era quello lì che doveva ammazzare, gli fa la sparatoria e nel frattempo là c'è un bambino che cacchio so ammazzi il bambino. Così, perché un incidente. Non l'hai visto quel bambino? Che ne sapevi tu che magari lo ammazzavi? Brutto mafioso rincoglionito di merda che non sei altro, vaffanculo. Scusate, magari adesso... Perché che cazzo ragazzi, cioè la mentalità del mafioso è esattamente quella di quello, perché è una guerra in cui non si fa niente, non si guarda in faccia a nessuno, mi fanno tanti paladini della giustizia poi i mafiosi, no, le donne non si toccano, i bambini nemmeno, e magari quando spari con la mitragliata rischiavi di ammazzare qualcuno, così. Io sono contro la guerra. Io sono contro la guerra. Molte persone dicono che la guerra sarebbe necessaria perché risolverebbe l'economia. Sì, risolverebbe l'economia, poi nel frattempo tu rincoglionito, cosa pensi? Magari muori perché sei un coglione con una bomba sulla testa. E poi che economia salvi, brutto rincoglionito? La guerra serve. Ma a che cazzo serve la guerra? A che cazzo serve la guerra? A farti le puttanate serve la guerra? No, veramente ci sono persone che pensano così. La guerra servirebbe. Perché i giovani di oggi sono rimbambiti. Ma che siano rimbambiti, si droghino. Che io preferisco 100.000 volte così che è un rischio di morire pure io. O la gente a cui tengo, la mia famiglia. Ma facesso pure le mignotte, qualche mignotta tutta la notte. Ma che me ne frega a me. Che cazzo me ne fotte a me. Dobbiamo disciplinarli. Ma morissero di overdose, vaffanculo. Sempre meglio così piuttosto che bombe in tasca sulla testa, ragazzi. Ma stiamo scherzando. Vi ricordate la bomba atomica? Cioè la gente pensa che la guerra sia una cosa molto
perché non si vive, perché neanche io l'ho vissuta. Ma che cazzo, ci vuole un genio per andare davanti alla TV e vedere tutta quella gente che vuole e pensare, ah cazzo, meno male che qua non succede. Meno male che qua in Italia non ci sono mai stati attentati. Ma ragazzi miei, è poco manca. Perché la gente forse pensa, ah beh, se capita la guerra mica devo andare a fare io, va bene, ok, ma intanto pensa che stai a casa tua, fai il tuo lavoro e ti arriva una bomba sulla testa. Così, come un coglione che sei, e parlavi bene della guerra e pensavi che la guerra fosse necessaria perché la gente che, perché un giorno il servizio militare serviva perché ti formava disciplinarmente. Ma che cazzo state dicendo? Siamo nel 2022, ragionare con la cosa del servizio militare è da mentalità fascista, è da fascisti. E da fascisti, tu che voti il PD, che sei un coglione, fai ragionamenti che serviva il servizio militare, una cosa dai fascisti, è da fascista, quindi sei un fascista. No, non puoi dirmi di no, ragazzo. E mi voti il PD, mi fai il comunistello del cazzo, com'è che è? Il Bob Male, il Bob Male della minchia, facendo del comunistello, falce e martello, e poi mi dice il servizio militare serviva perché ti formava psicologicamente. Che me ne frega a me? Ma che me ne sbatte? Ma io non avercelo, perché lo dovrei fare, in caso dovrebbero fare i miei figli. Oh, le figlie dei miei figli. Io che se mai avessi figli, comunque i miei eredi, ma nipoti, che cazzo ne so fare? Perché? Dimmi perché? È una mentalità da fascista. Vuole la guerra è da fascisti. Da fascisti. Vuole la cosa. È da fascisti. E il fascismo è sbagliato, figli miei. Oh no, scusa, vabbè. È certo che sì, ovviamente. E se, la politica della seconda guerra mondiale è andata in fallimento. Ci sarà un motivo. Dio, santo Dio, città allegri. Io non tollero queste mentalità perché dentro da ignoranti, e io mi stupisco di sentire ste stronzate da persone che in teoria, ma in grossa teoria, dovrebbero essere più intelligenti, più acculturate, con un po' di sale in zucca, ma la minchia. Perché poi alla fine è la stessa persona che pensa che i vaccini devono, anche se non c'è nessuna prova scientifica, devono diventare autistica. Poi sì, i carabinieri fanno i tamari, vanno a scoparsi le fighe, che me ne fotte a me? Che me ne fotte? 100.000 volte, meglio così, piuttosto che rischiare di morire per una mitragliata o una bomba sulla testa. Questa è la sostanza, figlioli, questa è la sostanza. E se pro guerra vi rende fascisti o vi rende ricchi? Perché ignoranti, siete ignoranti, il fascista in media è ignorante. E avesse pro guerra vi rende ignoranti. Sì, c'ho sull'italiano, perché il politicamente scorretto è sull'italiano, è sulla mentalità italiana. E faccio un altro collegamento, che avrei voluto portare in un'altra cosa, che approfondiamo. Ma faccio un accenno all'argomento di cui volevo parlare. L'italiano è un coglione, è un ignorante, così tanto ignorante che si esalta per le elezioni in America. Se vince Biden sono contento. Ci vivi in America? No. Il tuo paese è l'America? No. Voti in America? No. E poi ti lamenti che gli italiani imitano gli americani in tutto. E mai ti lamenti perché vogliamo portare in Italia tutte le cose americane. Ma dimmi, tu che vai a impicciarti veramente a seguire le elezioni in America, negli Stati Uniti d'America, cosa ti fa? Sei un americano o no? Pensa al tuo paese, che con queste stronzate non sta aiutando ad andare avanti. Vota nel tuo paese. Vota nel tuo paese e non rompere i coglioni. Vota nel tuo paese e non rompere i coglioni. Pensa al tuo paese e non rompere i coglioni. Sempre a seguire queste questioni estere senza mai capirci un cazzo fondamentalmente. Anche se ci capisci, ti puoi
informare quanto ti pare, ma la gente non si informa, se vuole fare la figa, ah, ecco, sono acculturato perché seguo le questioni estere. Non ci capisci niente, perché non ci vivi? Tu vivi in Italia, il tuo paese, in Italia. Magari sbaglio io a dire che non è solo io limitato mentalmente, ma in Italia, veramente, si fa tanta retorica sui paesi esteri, bla 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 bla, ma si parla veramente poco dell'Italia. E, non, e facendo così, ah, seguo la questione estera sul giornale, che ma ecco, comunque è un'opinione superficiale che hai su cose che non vivi. Cosa che sto facendo io, magari, anche sulla questione ucraina. Io la questione ucraina non la conosco, non mi voglio più, non ne voglio fregare niente. Prendo la mia coerenza e dico, c'è un motivo specifico da italiano, se io fossi leader italiano, vabbè, fatti loro. E non si può pensare invece sì, si deve pensare così. Frega un cazzo, globalizzazione, apertura mentale, bla 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 bla. Ma perché bisogna fare cose che non ti riguardano? Sarà brutto, ma il santo Dio. Noi italiani non siamo uniti tra di noi, tra tutte le regioni, nonostante ci sia l'unità d'Italia, ancora che fanno un e tutte queste stronzate qua, e dobbiamo essere uniti per il mondo. L'essere umano di natura è egoista, è inutile dirmi che non è così, è inutile pensare che non sia così, siamo tutti egoisti, è inutile pensare, ah, mi dispiace per il Vietnam, o per l'Argentina, il Brasile, poveri cittadini, ma che cacchio vuole? Sono contro la guerra, per me non ci dovrebbe essere nessuna guerra al mondo e di certo dopo la pandemia l'ultima cosa che un essere umano ha bisogno è una guerra. Punto. Io onestamente, essendo contro la guerra, non è che dico vabbè, io a prescindere dai motivi per cui ci sia, è sempre sbagliata la guerra, ok? Sempre sbagliata la guerra. È il motivo per cui vuole essere fatta è veramente secondario, devo dire, è secondario. Per quanto sia primario, è secondario, perché la cosa più importante è che non si faccia questa guerra. Io sono un pacifista, vorrei vivere tranquillo, facendo le mie cose, vorrei condurre la mia esistenza come ho sempre pensato di viverla. Senza guerre, senza cose o sta roba qua. A me non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa la guerra, non mi interessa dell'Ucraina, non mi interessa la Russia. Ok? Mi sembra brutto, ma è così. Perché gli esseri umani, non sapendo mai co cacchio fare, come aggiornarsi. Ma sai, non facciamo una guerra. Una guerra. Perché l'unico modo per l'essere umano di progredire scientificamente, psicologicamente, è sempre comunque con le armi, con la guerra. L'unico modo in cui riescono veramente a progredire è perché investono tutte le cose perché devono agevolare il militare, l'esercito, l'assassinio, la distruzione, la morte. L'essere umano è di natura, anche, oltre ad essere egoistica, è anche autodistruttivo. Ah, scusi signor Putin, sa che lei se lei inizia la guerra potrebbe anche autodistruggere se stesso e anche il suo paese. Potrebbe morire. Potrebbe morire anche la vostra famiglia. Non ce l'ha un po' di istinto di sopravvivenza? No, la cosa più importante è che l'Ucraina faceva parte della Russia, quindi deve tornare a farne parte. Io sinceramente l'ho detto, cioè, mi rendo conto dicendolo dell'idiozia più totale che si può avere a dire una cosa e pensare una cosa del genere. Mamma mia. Ragazzi, purtroppo poi questa questione ci crea ulteriore ansia psicologica.
tecnologica, cioè. E sì, abbiamo degli anni in cui viviamo nello stress. Gli anni in cui si vive nello stress, nell'ansia, nella paura di morire. Che cacchio, questo non è diventato vita, questo è peggio. Cioè, questo è uno schifo. Cioè, perché lo fanno apposta, finisce più o meno la pandemia e dice, ah, guarda, veramente, ragazzi, non se ne può più. Non se ne può veramente più. Questo è un po' esagerato, ma i motivi per cui sono pronta alla guerra sono un po' più seri. Non è solo per un evento egoistico, ma ovviamente, come ho detto all'inizio, è perché io ogni volta che penso alla guerra, non è che pensi, ah, c'è solo il militare che si uccide tra di loro, magari fosse così, così come era nell'antichità, fondamentalmente, più o meno, tanto quando succedeva. Ah, vabbè, come ho detto prima, ovviamente, vabbè, io ho fatto lo scherzo quando ho detto che ti passeggiavi per strada fino con uno con la spada e ti uccidevo. Che simpaticone. Oh, oh, oh. Però ovviamente c'erano anche gli assedi, quindi quando uno assediava ammazzava anche la gente innocente, banalmente buona catapulta, ti cadeva la pietra sulla testa o in casa, no? E che io sono proprio contro la guerra proprio per questo motivo, perché ogni volta che penso alla guerra, essendo, avendo io studiato, sapendo io comunque la storia, mi scatta sempre la testa un pensiero, c'è sempre stata la gente buona, la gente innocente che ha sempre fatto le spese, ha sempre fatto le spese di chi faceva la guerra. E i grandi personaggi storici non sono morti mica, soprattutto dopo, non sono mica morti in campi di battaglia. Nella prima e seconda guerra mondiale, soprattutto la seconda, i leader non è che sono morti in un campo di battaglia. Mussolini è morto perché è stato preso testa in giù dai partigiani, dagli italiani. Hitler è morto suicida. Almeno avevano più onore i leader di politici di un tempo che erano i primi a stare davanti all'esercito. Sinceramente è proprio più leader quello che i leader di politici di oggi. Tanto loro le mani se le sporcano solo in senso negativo. Certo, non è che oggi puoi pretendere un presidente vederlo, soprattutto. Vedete come ormai è diventato molto più facile. Vabbè, che io faccio la guerra tanto che me è fatto, mica devo andarci. Devo andarci il coglione, lo stronzo del tuo soldato ad andarci a morire. Magari il soldato mica ci vuole andare a morire, anche se si è addestrato anche per quello, ok, va bene. La guerra si muove. Poi in America c'è queste cose che gli americani, i veterani, queste cose qua, no? Che tornano a casa e se la prendono nel culo. Ed è una cosa che mi commuove, una cosa veramente che mi destabilizza. Ho anche scritto un libro molto ispirato a questa cosa, perché c'è un protagonista americano, ci sono veramente quel problema dei barboni, eccetera. Ma ci rendiamo conto di quante conseguenze negative abbia la guerra. Anche questa cosa dei. Questa cosa dei veterani e della gente che torna a casa e viene praticamente isolata dalla famiglia. Quante conseguenze negative porta una guerra? Quante? E continuano a farlo. Perché tanto il leader politico gli sbatte un cazzo. Tanto nel culo al soldato, al cittadino che paga la tassa della guerra. Tanto che ce ne frega. Noi siamo qui sulla nostra poltroncina. C'è cosa peggiore della guerra. C'è cosa peggiore della guerra al mondo, ragazzi. Non c'è. È inutile. È inutile girarci attorno. Spero che non si faccia.
Vabbè, ma questa è la mia opinione, la storia, sinceramente. Non ho nient'altro da dire, onestamente, penso di aver detto tutto. E magari vi parlerò della questione degli americani e italiani la settimana prossima. Domani mattina, spero che mi sblocchi la monetizzazione, io continuo a fare la cosa di podcast. Spero di trovare una soluzione, sinceramente. Altrimenti non riprendo a guardare, ma va bene così. Va bene così. No, non va bene così, però va bene così. Ragazzi, fatemi sapere la vostra. State sintonizzati, perché continuerò a parlare di queste argomentazioni e anche di altre cose. Ci vediamo domani con il calcio della cosa seria. Potrei spostare giovedì, magari no. Ma forse resta venerdì, ma vediamo. E niente, buon giovedì e alla prossima.